Amici di Cuneo Volley TV, eccoci qua. Allora, primo appuntamento di Anduma Show. Pensate, questo è lo slogan che dobbiamo, detto da me, che insomma sono un laziale di nascita, insomma non è che suona tanto bene, però ormai mi devo abituare, facendo anche lo speaker al palazzetto. Anduma è lo slogan della società della Cuneo Volley. Allora, ci troviamo in un'azienda vicina alla Pallavolo a Cuneo, vicina a questa società. Iniziamo proprio qua questo nostro appuntamento su Cuneo Volley TV e ci troviamo alla GSC con il patrone Claudio Rovere e con la nuova generazione che è Valentina, che saluto. Benvenuti naturalmente e grazie di averci ospitato in questa prima puntata del nostro show proprio qua nella vostra azienda, nella nostra nuova sede che è bellissima. Devo dire, io ci ero sempre passato, ma devo venirti a trovare e ancora non l'avevo fatto. L'occasione oggi per esserti venuto a trovare, per essere venuto a trovare proprio in occasione di questo primo appuntamento con il nostro programma. Allora, il programma oggi si svolgerà in questo modo: noi faremo una piccola chiacchierata con Claudio e Valentina, poi avremo anche ospiti del nostro appuntamento il capitano Giacomo Botto e il palleggiatore Matteo Padrone, che saranno proprio in questo nostro salottino per raccontarci anche un po' anche di questa bella vittoria a Ortona. Insomma, veniamo qui da Claudio a festeggiare anche almeno una bella vittoria della formazione guidata da Roberto Seniotti. Allora Claudio, due parole per dirci un po' la storia di questa azienda, una storia che nasce qualche anno fa, insomma, dalla tua idea, e oggi è un'azienda molto importante di questo territorio. Sì, diciamo che da cuneese sono ormai 50 anni che ho iniziato questa attività dove siamo già alla terza generazione, dove ci sono i miei due figli Alessandro e Valentina, attività che ho intrapreso nel 1976, sempre in Cuneo, prima con la sede a Madonna dell'Olmo e poi quest'anno ci siamo, appunto, come hai anticipato tu, trasferiti qui nella nuova zona commerciale, in un fabbricato di nuova costruzione, più funzionale, più adatto anche a quelle che sono le esigenze adesso di un'azienda che opera in un mondo di prodotti all'avanguardia. Noi abbiamo sempre operato nei due settori per quanto riguarda servizi alle aziende, soluzioni varie per l'ufficio, quindi la parte informatica e la parte della copiatura. Posso vantarmi di non solo di essere già diversamente giovane, ma anche di aver vissuto. Beh, mi piace questa cosa del diversamente giovane, mi piace. Di aver vissuto gli albori dell'informatica e gli albori della fotoriproduzione. Io mi ricordo quando ero ragazzino che l'informatica veniva gestita tramite delle piccole schede perforate, dei nastri a banda, dei dischi, dei cosiddetti padelloni che se cadevano per terra era un disastro totale. Poi siamo passati alle schede magnetiche, ai dischi, fino ai supporti di ultima generazione. Posso dire che in 50 anni è cambiato il mondo, certo, più volte. Certo. Lo stesso dicasi nella fotoriproduzione, nella copiatura, che è il nostro settore di riferimento anche, dove all'inizio le fotocopie si facevano usando la carta negativa e positiva, addirittura esisteva la carta carbone, chi si ricorda ancora? Io me la ricordo. È perché anche tu lo sei. Giovanissimo, giovane anch'io. Esatto, la carta carbone, poi prima processi di stampa con materiali liquidi, poi siamo passati alla pressofusione, poi siamo passati ai toner in polvere e adesso stiamo tornando un attimino, alla vecchia tecnologia, quella degli inchiostri, inchiostri con stampa a freddo, più che altro per seguire quello che è il filone importante in questo momento, quello del risparmio energetico. Il risparmio energetico, il riutilizzo dei prodotti, il riutilizzo delle carte, e quindi non è che l'abbiamo inventato noi, ma ci adattiamo a quello che è la tendenza e soprattutto per lasciare qualcosa, certo, di,
di individuare il futuro. Abbiamo visto allora, anche i nipoti che sono già la nuova generazione. Abbiamo visto anche poi le immagini scorrere attraverso il video di tutte quelle che sono novità che tu porti all'interno dell'azienda. E volevo parlare anche a Valentina, perché fino adesso ha ascoltato quello che il papà ha detto. Valentina, c'è una nuova iniziativa che voi avete fatto proprio per i tifosi, l'iniziativa che si svolgerà proprio nel match day, dove la GSC sarà protagonista naturalmente della prossima partita, iniziativa che è rivolta ai tifosi. Esatto, sì, esatto Mario. L'iniziativa alla quale avevamo pensato è di stampare dei braccialetti con le nostre soluzioni per l'etichettatura. Questi braccialetti verranno apposti al braccio di tutti i tifosi e gli permetterà di partecipare a un'estrazione nella quale verranno messe in palio tre multifunzioni Esson. Una bella occasione, insomma, non è una cosa da tutti i giorni, dunque i tifosi che verranno a vedere la partita avranno questa bella opportunità, ecco, grazie alla GSC, grazie a questa azienda. Com'è lavorare con il papà, Valentina? È sempre una prova ogni giorno, diciamo. Detto così pubblicamente non posso esprimere, ma direi che ognuno ha i suoi settori di attività e avendo quattro rami di attività ognuno si dedica al proprio settore. Certo. Io seguo più la parte software, sì, e in particolare il software Team System, e lui segue più un ramo invece delle fotocopiatrici e delle stampanti Epson e di altri dei principali brand. Una cosa un pochino più leggera, tu sei anche mamma, Valentina. Conciliare insomma queste due cose con il lavoro com'è? Non è facile. No. Ecco. Però riesci, insomma. Sì. Soprattutto se uno fa un lavoro che piace. Ci piace, questo è importante. Soprattutto se il babbo lo sostituisce nei momenti. Il babbo c'è sempre, anche come nonno, diciamo. Esatto. Grazie Claudio, grazie Valentina. Allora, evviva GSC, complimenti per questa nuova sede. Grazie. Che sicuramente è costato tanti sacrifici in questi anni, però vedo che ci sono tante persone, ecco, ci tenevo anche Covid ci ha mettendo certamente, certamente, però ti volevo anche dire, insomma, ho visto tante persone che lavorano con voi, vorrei salutare un po', che sono importanti, no? Ovviamente i vostri collaboratori che siano sì, un po', fanno parte poi dell'azienda. Un organico di circa 30 addetti tra reparto commerciale, reparto tecnico, sistemisti, softwareisti. Proponiamo soluzioni, come dicevo prima, legate a stampa e informatica, mercati sui quali operiamo anche dal punto di vista dei noleggi, finanziati direttamente, quindi molto facile la gestione. Certo. No? E la assistenza tecnica direttamente, ci avvaliamo ovviamente di tutto quello che è il nostro personale tecnico. L'ultima cosa, sì, ovviamente tu sei sponsor di questa società, sì, ma sei anche tifoso di questa società. Esatto. E questa è una cosa molto importante, tutto quello ti ha legato proprio a dare una mano insieme a tanti altri imprenditori, perché questa è una società seguita un po' dagli imprenditori di questa provincia, questo è importante. Sì, io sono entrato nella società anche come consiglio di amministrazione, come socio, come sponsor. Cuneo merita assolutamente una squadra ad alti livelli. Fra l'altro il volley è uno sport che si può tranquillamente fare sia come spettatore che come giocatore al coperto, quindi piove, nevica, fa sole, si riesce a fare, soprattutto anche in un orario secondo me perfetto. Perché il tardo pomeriggio, prima della pizza, guarda, abbiamo partito. Bene, e poi. Bene, allora, ci vedremo al palazzetto, naturalmente, con il match day con GSC. Approfittate perché c'è questa bella possibilità di vincere anche questa opportunità che questa azienda vi dà. Io vi ricordo, sono Mario Piccioni, direttore di Cuneo Volley TV. Noi andremo avanti con questo appuntamento andando a scoprire tutte quelle che sono le aziende, tutti che sono i tifosi proprio di questa squadra. Vi ricordo, seguiteci e tra poco avremo qui con noi due protagonisti di questa formazione, ospiti proprio in questa azienda, che sono il capitano Botto e il palleggiatore Pedron. Tra qualche istante. Eccoci di nuovo insieme. Allora, prima abbiamo conosciuto i titolari di questa bella azienda che ci ospita, la GSC, e come abbiamo promesso, adesso entriamo
nel mondo del volley Cuneo, proprio con due dei protagonisti, dei giocatori di questa società che sono ospiti qui con noi, che sono il capitano Jacopo Botto. Ciao, benvenuto. Grazie. Non urlo come al palazzetto, questa volta cerco di essere più tranquillo, e Matteo Pedrone, il palleggiatore. Ciao. Mi fa piacere avervi ospiti tutti e due, proprio in questa bella azienda. Anche a voi ha fatto piacere entrare, insomma, in questo bellissimo ambiente della GSC che ci ospita, che è anche uno dei nostri sponsor. Anduma Show è il nostro, cioè io ho il sempre motto. Detto il nostro motto, ho sempre detto che, detto dal mio accento che non è proprio piemontese, insomma ci sta così e così, però devo migliorare anche questa cosa, poi andremo a studiare meglio e a far urlare e a far entrare anche un po' nella mente dei nostri tifosi proprio questo slogan. Ragazzi, oggi siamo fortunati perché arriviamo in questo appuntamento e parliamo di una bella vittoria, sofferta ma una bella vittoria. Iniziamo con Jacopo contro Ortona, questo 3-2, e ci fa piacere ovviamente a tutti i tifosi. Sì, è stata una partita molto sofferta, però credo che sia stata una vittoria di squadra, perché comunque abbiamo sofferto, siamo stati bravi a stare lì, a non buttarci giù, perché abbiamo perso 2-7, comunque sì, si avrebbero ammazzato forse chiunque, però siamo stati lì punto a punto e siamo riusciti a ribaltarla, e insomma, meglio così. Certo, è importante soprattutto in questo momento. Matteo, ecco anche tu due parole su questa partita, come diceva Jacopo, avete sofferto perché questi 2-7 alla fine possono sicuramente stroncare qualsiasi squadra, però avete avuto un bel momento di reazione. Sì, abbiamo avuto sicuramente una reazione molto importante, poi io la vivevo anche diversamente perché ero l'ex della partita, certo. Quindi giocare lì è sempre, sempre difficile, non è facile. Anche domenica. Comunque hai fatto un po' uno sgambetto ai tuoi ex compagni, ci sta anche questo. Allora andiamo anche a presentare quello che è il prossimo incontro, che è la partita con Brescia, dove ci sarà proprio il match day anche GSC. Brescia è sempre una squadra, anche se in questo momento è anche sotto di voi in classifica perché al nono posto, però è sempre una squadra, Jacopo, da fare attenzione, insomma. Si può Cisolla che nonostante gli altri lo fa sempre. Sì, sì, guarda, è una partita complicata perché come hai detto ci sono giocatori esperti, poi io alcuni di loro li conosco perché ci ho giocato insieme, in questo momento magari non sono magari al top, ma penso che quest'anno ci sia la dimostrazione che ogni partita non va sottovalutata, quindi c'è da prenderla con la giusta attenzione, concentrazione. Adesso questa settimana ci stiamo preparando molto bene e insomma dovremo stare attenti, ma dovremo concentrarci principalmente sul nostro gioco. Sì. Quindi adesso ci prepariamo per affrontare questa partita. Buon Roberto Segnotti, cosa vi ha detto anche di questo incontro? Avete cominciato a parlarne, ovviamente state cominciando a studiare questa formazione di Brescia. Allora, noi dobbiamo ancora iniziare a studiarla, però sì, penso che Sernio stia già guardando le partite e sappiamo che comunque hanno giocatori di livello, sì, di livello, importanza, certo. Quindi dovremmo sempre stare allerta. Bene, due parole anche su questo tuo ritorno qui a Cuneo, insomma, credo che per te sia stato anche motivo di soddisfazione, e subito indossare la fascia da capitano, insomma, che ti dà anche più responsabilità. Sì, 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 è stato emozionante, perché insomma so cosa vuol dire, insomma, giocare per questa città. Ho vissuto gli anni, insomma, in cui il palazzetto era pieno, adesso stiamo cercando di tornare, riportare. No? Io sono convinto che, insomma, che se facciamo una buona stagione, assolutamente, il palazzetto si riempirà e soprattutto sarà anche un'arma in più per noi. Certo. E poi anche vestire la fascia di capitano è un onore e cercherò, insomma, di indossarlo nel miglior modo possibile. E essere allenati anche da Roberto Segnotti, che credo che sia un allenatore che ha avuto tante soddisfazioni, si è tolto tante soddisfazioni, ha vinto anche all'estero, non è da tutti, insomma, credo anche questo sia importante. Sì, sì, è un allenatore che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, insomma, la sua storia parla per lui, è una bella sensazione e insieme stiamo lavorando molto bene, sono molto contento. Matteo, primo anno per te qui a Cuneo, adesso insomma, sono le prime partite, naturalmente, lo ricordiamo, noi siamo quinti in classifica, c'è stato qualche stop in qualche anno, però comunque adesso c'è una buona ripresa anche per te, la soddisfazione di essere venuto in una grande società
e ha sicuramente una grande storia, insomma, al di là di Ortona e tutto il rispetto per le altre società, però questo è sicuramente una piazza, questa è una piazza molto importante. Sì, è una piazza importante e storica. Storica, che certo. Comunque si sta riproponendo e vuole puntare in alto. Tanto. E sicuramente è sempre un'emozione scendere in campo, quindi... Il tuo ruolo è anche un ruolo importante, di grande responsabilità, no? Sì, perché alla fine i palloni passano sempre da me, quindi... Devo dire che tu hai questa grande responsabilità, insomma, e credo che insomma, un po' il fulcro di tutta quella che è la squadra. Ragazzi, io vi ringrazio, insomma, bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, ovviamente diamo l'appuntamento, lo facciamo insieme, l'appuntamento per il 7 di novembre. Vogliamo tante persone al palazzetto, tutte quelle che possiamo mettere dentro, e insomma saluto anche Davide e Stella che naturalmente fanno parte del nostro staff e diciamo ecco, che vogliamo vedere, come dicevi tu Jacopo, quel palazzetto pieno che è sicuramente il giocatore in più, no? Per la squadra. Sì, 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 aspettiamo insomma i tifosi, abbiamo bisogno di loro sia domenica che per il resto del campionato, quindi insomma vi aspettiamo numerosi. Anche per te Matteo, un appello a venire a sostenervi, no? Ma sicuramente cioè, bisogna venire perché comunque la pallavolo è uno sport bellissimo e noi vi faremo divertire. Bene, grazie a Jacopo Botto, grazie a Matteo Pedron, grazie a tutti quanti voi, grazie alla GSC che ci ha ospitato oggi in Anduma Show, che è il primo appuntamento di Cuneo Volley TV, grazie da parte di Mario Piccioni, seguiteci perché avremo tante novità anche dalla partita di domenica al Palazzetto il 7 di novembre, dove andremo a fare delle piccole immagini con i tifosi, insomma tante novità su Cuneo Volley TV, poi seguiteci sui nostri social e scoprirete quello che è il mondo della Cuneo Volley. Dunque Cuneo Volley TV, grazie soprattutto alla GSC, grazie a Claudio Rovere, grazie a Valentina, ad Alessandro che ci hanno ospitato in questa bellissima azienda. Alla prossima!